bello vedere un fratello qui. Salve. Sì, ovviamente è così. Qualcosa non va? Ma io a volte quando guardo questi film qui, cioè mi viene subito una domanda, no? Proprio la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno. È così difficile proprio scrivere un horror decente, cioè un horror, un thriller che abbia una trama solida, una trama avvincente, un qualcosa di accattivante? Non lo so, perché è così difficile? Uno dice, perché lo scrivete? Io non sono mio sceneggiatore. Volevo vedere a bestia questo scappo. Get Out, che a vederlo dal trailer proprio mi intrigava a bestia, e diciamo il film non è poi così male, non ne voglio parlare male, perché poi alla fine è bellino, però alla fine del film ci rimani un po' così e dici, ma come, cioè finisce così? E poi c'è tutto questo intrigo, questa osa, cioè il nodo centrale del film secondo me è troppo semplice, veramente. Io dal canto mio, io fossi stato del tipo il regista di questo film V, lo sceneggiatore di questo film V, l'avrei cata di fuori. Uno dice, decidete un fare lo sceneggiatore e scriveresti le cazzate. Io ci avrei messo proprio, alla fine ci avrei fatto una splatterata tipo l'Alieni. Uno dice, ma che cazzo dici? No, aspetta, allora, la trama di questo film. C'è questo Chris che frequenta questa fia bianca, Chris è nero. Stanno insieme, insomma, lui fa il fotografo, queste cose via. Arriva a un certo punto della loro relazione che questa fia, di cui ignoro il nome, non me lo ricordo, mi si chiama Rose, un nome del cazzo, insomma, a un certo punto lei dice, sarebbe l'ora che tu conosca i miei genitori. Oddio, non è proprio lei importante, però insomma dice, ci hanno invitato per questo fine settimana a casa sua, a casa dei genitori, non questa villa, cioè gente ovaini, perché poi alla fine c'hanno una casa grossa, bella, capito, in questo giardino, sì. Lui dice, vabbè, il suo amico che lavora come guardia dell'aeroporto mi dice, ma io fossi in te ci andrei, non ti fidare di questi bianchi, capito, cioè veramente, visto sembrano tutti bellino, non ti fidare. E invece lui si fida perché è innamorato e quindi va a questa rimpatriata di famiglia per far conoscere questo fidanzato nero ai genitori, no? Così lui quando arriva c'è subito qualcosa che non torna, no? In questa famiglia, in questa situazione, perché lui vede ad esempio il giardiniere che pare inebetito, proprio ipnotizzato, lo vede lì così che spazza le foglie, lo vede e passa così con rastrello, insomma lo vede un po' nel suo mondo. Ad esempio anche la cameriera di questa famiglia, ossia anche lei vive un po' nel suo mondo, c'ha l'occhi quasi vitrei, cioè proprio guarda nel vuoto, versa a te, sembra persa nei suoi pensieri, capito? E uno dice, che cazzo, questa famiglia di questa Rose o come cazzo si chiama, sono molto interessati a questo ragazzo, a questo Chris, e gli fanno tutta una serie di domande, no? Lui, questo ragazzo qui, fuma, è un fumatore, quindi la mamma di questa ragazza gli dice, guarda, io ho messo a punto questo sistema che ti fa smettere di fumare all'istante attraverso l'ipnosi. Lui all'inizio gli dice, no, vaffanculo, non mi interessa questa cosa lì, ma una notte in cui lui non riesce a dormire, esce fuori in giardino per fumarsi in salta pace una sigaretta, e lì già vede questo tipo di giardiniere nero che corre, Dio sì, ne orre incontro, e poi se ne va, poi vede la cameriera alla finestra che guarda nel vuoto, si è un po' inquietante, no? E te quando guardi il film dici, sta succedendo qualcosa, cioè l'atmosfera è ganzo, perché poi alla fine è girato bene, cioè come regia è molto valida. A un certo punto lui rientra dentro, trova la mamma di questa ragazza, sede, anche lei non riesce a dormire, sede in salotto e beve il tè, e lei gli dice, vieni, si fa due acre, no? I due parlano e lei mentre gira questo tè mi fa delle domande, e lui anche se non vuole rispondere, ni risponde, e a un certo punto va a finire che lei lo ipnotizza. Da qui comincia tutto il film, fino a che non si arriva al nodo centrale. Si viene a sapere, no? Durante questo fine settimana arrivano altre persone, arrivano amici di famiglia, capito? Vengono tutta questa gente lì, pieni di vaini, miliardari, che sono interessati tantissimo alla razza nera. Uno dice, ma allora non sono razzisti, anche se si comportano in maniera molto strana, perché sono veramente strani, gli fanno delle domande poi addirittura stupide, perché sembrano razzisti, perché gli fanno, ma te, guarda lì che braccia, no? Cioè, sei forte, del tipo la
maturazza de, sembra proprio averla de, proprio de, geneticamente siete perfetti, capito? Correte più veloci, c'avete gli occhi più belli, c'avete questa prestanza fisica de, migliore rispetto a Bianchi, capito? Lui si sente come una specie di animale sotto osservazione, tipo il laboratorio, è a disagio, ma de, lo sarebbe chiunque. Ok. Wow, niente male. Lui continua a fare queste foto finché non vede questo tipo che si gira verso di lui con lo sguardo un po' vuoto, Dio sì che lui gli sembra di conoscerlo, capito? Sì, e dopo un po' da lui gli fa fare una foto, questo flash è come se lo rinsavisse, no? Quindi vede questo ragazzo nero che lo guarda e gli dice scappa, capito? Scappa proprio sembra proprio di riprendersi, no? Da questo stato di ipnosi, capito? Insomma, questo tipo lo porta via, a un certo punto lui ritorna a essere quello addormentato di prima insieme a mezzo a questo mucchio di Bianchi. Piano piano si viene a sapere che c'è un progetto vecchio di decenni inerente proprio all'aspetto proprio genetico della razza nera, capito? Questa gente qui, questi Bianchi, tipo rapiscono neri da decenni per levare dal loro corpo, diciamo dalla loro personalità, dalla loro mente, tutti quegli aspetti che li rendono migliori rispetto ad altri esseri umani. Ad esempio c'è un personaggio, Ceo, in questo film lì, che dice non vedo l'ora di vedere il mondo attraverso i tuoi occhi, capito? A un certo punto poi lui si risveglia legato sia una poltrona. Te quando guardi il film dici era interessante fino a un certo punto, ora vuoi vedere come va a finire, perché del tipo anche se c'è questa cazzata, perché poi alla fine ti importa una sega, cioè esiste, secondo me esistono al mondo questo tipo di persone, voglio dire, ci sono stati nazisti che facevano gli esperimenti così per rendere la razza, per visto volevano fare la razza perfetta, no? L'essere umano perfetto, affanculo nazisti, capito? Cioè, insomma, ci hanno fatto questo film dove i bianchi vogliono avere questa perfezione che secondo loro l'essere umano non ha, ma che hanno in parte, diciamo, i neri. Come storia secondo me traballa, proprio a un certo punto non sa d'un cazzo, secondo me ci potevano mettere qualcos'altro e secondo me non lo dovevano fare eccessivamente serio. Io fossi stato lo sceneggiatore l'avrei cata di fuori e tipo avrei fatto vedere questi bianchi che a un certo punto invece di essere esseri umani erano dei cazzo d'alieni. Poi siccome il film continua, se vai verso il finale diventa splatter, ma fino a un certo punto, perché questo ragazzo lì a un certo punto riesce a liberarsi e fa una strage, vedi, becca la testa di un cervo appiccicato al muro, tipo ci trafigge il babbo di questa fiavì. Il film verso la fine perde gran parte dell'aspetto interessante che poteva avere all'inizio e io l'avrei calato di fuori per renderlo, cioè per dare il colpo di coda, per renderlo una ossa completamente diversa, capito? Io proprio l'avrei buttato di fuori, sarà stato trash quanto ti pare, perché poi alla fine ci butti l'alieni nel mezzo. Sai, magari c'erano delle scene dove vedevi questa gente e si levava la pelle bianca e sotto c'erano mostri, capito? Secondo me è bello, e poi alla fine c'era questa splatterata magari di lui che riusciva a liberarsi e beccava, come appunto succede, la testa di cervo, se no che cazzo, una motosega, che uno dice sì ma il significato vale, ma che cazzo se ne frega del significato, già in questo che si prende sul serio non c'è un vero e proprio significato. E poi il finale alla fine finisce con lui che riesce, diciamo, ammazza tutti quelli può ammazzare, lui vuole strozzare la sua ragazza, a un certo punto non ci riesce perché arriva questa macchina della polizia, viene illuminato da queste luci lampeggianti, lui dice vai, alzo le mani, mi beccano, mi arrestano, tanto va a finire sempre così, e invece da questa macchina sorte fuori il suo amico, questo lì che lavora all'aeroporto come guardia, capito, lo monta a macchina e come finisce? Con lui che li fa, te l'avevo detto, e finisce così, cioè con loro se ne vanno in macchina e a terra rimangono i cadaveri. Cioè secondo me è peccato, perché poteva essere un film interessante, è bellino, te l'ho detto, però non raggiunge mai dei livelli di interesse che aveva il film fino a tipo 40 minuti dall'inizio, capito? Perché dopo un pochino te de capito il nodo di tutto il film, te lo guardi e dici sì, e ora ci rimani un po' di merda, come si dice. È per questo che io dico potevano magari buttarla di fuori e farci questa razza aliena tremenda, capito, che aveva preso il posto dei bianchi, capito, e l'unici ganzi che potevano salvare l'umanità erano i neri. Poteva dar proprio, cioè è un film che vorrebbe essere un thriller e ce l'ha l'atmosfera da thriller fino a un certo punto, vorrebbe essere anche un horror ma non arriva mai ad essere un horror degno di questo nome. Per concludere, cioè non è un filmone, cioè è un film che sì, si lascia vedere però non ti lascia nulla dentro. I personaggi secondo me non sono scritti bene un cazzo, l'unica cosa che si salva è la regia, tra l'altro è un film d'esordio questo, però è una prima prova,
prova, quindi magari dice uno dei fuck up perché è inesperto, magari sì, aspettiamo la seconda prova di questo regista di cui ignoro il nome, quindi de, tipo aspettiamo magari il secondo e chi lo sa, magari de, verrà fuori, farà un film interessante. Cioè è difficile secondo me scrivere horror seri, ganzi, proprio horror che riescono a tenerti attaccato allo schermo, è difficile perché oggi noi veramente siamo proprio abituati a vedere qualsiasi cosa e cos'è che ci spaventa oggi? Cos'è che ci fa paura? Un cazzo! Cioè, ad esempio, io mi sono visto anche il film The Operator, non so se ce l'avete presente, il gioino di Slender, girato tutto con telecamerine, GoPro, webcam, tutte queste cose lì, e è venuta fuori una merda colossale, veramente, cioè un film senza trama, che vuole terrorizzare, vuole spaventare lo spettatore, non ci riesce mai. Te proprio quando lo guardi dici, ma guarda queste teste di azzo cosa t'hanno fatto. Secondo me Slender poteva essere, se dovevano fare un film su Slender, potevano scrivere veramente una storia interessante, seria, bella. Uno dice sì, vabbè, ma il personaggio di Slender non è, non fa paura, c'è cioè un personaggio inventato. Però a questo punto vi faccio una domanda, perché invece il Babadook è un film che fa paura o almeno che disturba lo spettatore? Perché è un film secondo me scritto molto bene, secondo me è un film molto bello, un film drammatico, horror, capito? C'è anche un po' di thriller, soprattutto è horror, ma quell'horror psicologico proprio che proprio ti dà noia quando lo guardi, proprio perché te riesci a entrare nella storia. Mentre per quanto riguarda The Operator, con questo personaggino del cazzo che appare ogni tanto quando la telecamera tipo va male, vedi questi osini, vi appare questo omino secco, sì, senza lineamenti, dietro le tende, tipo dietro la gente che mangia, per la strada, a macchina, cioè non fa paura, sono cose che non fanno paura un cazzo allo spettatore, diciamo, moderno. Veramente, siamo abituati a vedere qualsiasi cosa su internet, in televisione, soprattutto su internet. Veramente, cioè, sono cose che non fanno paura e ci vuole veramente uno che abbia cervello per scrivere una storia veramente interessante e orrorifica. E per tornare a questo Scappa, Get Out, secondo me poteva essere un film interessante, però secondo me se veniva cato di fuori nel finale. Invece sì, quando arrivi alla spiegazione di cosa sta succedendo, che avviene quasi subito questa spiegazione, cioè non è che te la fa sudare e te la dice alla fine, avviene dopo, ma nemmeno un'ora, cioè molto prima, forse dopo una mezz'oretta, 40 minuti, capito? Non lo so, sì, te dici, vabbè, vediamo come si sviluppa, e viene sviluppata male, secondo me. Insomma, bimbi, commentate, suggerite i titoli e noi ci si risente alla prossima puntata, va bene? Ciao, bimbi! Bene, è stato un vero piacere, Chris.